schiavo. Se avessimo avuto un giorno in più per prepararci. Possiamo respingere, credo. Dobbiamo stressare i sovietici. Dobbiamo... convincere i nostri che possiamo farlo di nuovo. Ciao. Giurato che li avrei protetti. Cosa ho fatto? Jacob aveva predetto. Lo so. Dobbiamo ancora riprenderci. Un altro inverno difficile per il mio popolo. Ora ci sono più morti che nascite. E con il passare del tempo, i giovani stanno diventando sempre più irrequieti. Li vedo sollevare lo sguardo al cielo le rare volte che un aereo gli passa sopra la testa. Sono tristi, pensierosi e desiderosi. So che sono ancora devoti alla causa, ma sento anche che sta per cambiare qualcosa. La fine del nostro modo di vivere sta per arrivare. Gli ultimi invasori stanno scomparendo dalla memoria, ma con gli avanzamenti tecnologici dell'umanità, altri troveranno sicuramente la nostra valle. E noi siamo legati al destino di questo posto, nella buona e nella cattiva sorte. Ok, ma tieni gli occhi aperti. Momento. Farò quello che posso. Se cerchi qualcosa da fare, scendi al villaggio di sotto. Non ho abbastanza chiodi per finire il lavoro. Possiamo prenderne qualcuno dalle vecchie baracche, quelle che non usiamo più. Non li potrebbe fare il fabbro. Ne basta qualche dozzino. Ci servirebbe proprio il tuo aiuto se hai tempo. Sono qui per aiutarvi. Cosa posso fare? Stiamo cercando di fortificare più torri possibili. Molte sono state pesantemente danneggiate dalle inondazioni dell'anno scorso. Alle riparazioni pensiamo noi, ma mi servono altre scorte di materiali. Sono sparse per la valle. Se riuscissimo a riparare queste torri, oltre a poter affrontare meglio gli invasori, potremmo anche raggiungere i livelli più alti delle torri pericolanti. Possiamo contare su di te. Vedrò cosa posso fare. Grazie, quando avrai trovato le scorte, portacele il prima possibile. Non basta. Dovremmo arrangiarci. Deve essercene ancora. Manda qualcuno a dare un'occhiata. Stanno andando tutti al villaggio di sotto a prepararsi. Per adesso dovrei improvvisare. Dammi un
Abbiamo fatto sapere agli abitanti della città nella valle che attaccheremo all'alba. Ma avanzeremo appena la luna si alzerà in cielo, coperti dai Karash, i prigionieri catturati nelle battaglie a ovest che ci faranno da scudo durante l'avanzata. Pochi sono sopravvissuti alla lunga marcia sulle montagne, ma quei pochi ancora vivi saranno utili alla causa dell'Orda. La città risplende. Un regalo in attesa di essere donato. Prenderemo quello che ci spetta e torneremo a casa con il bottino. Serve anche legna da ardere. Un'incisione preistorica dell'orso. La pietra sembra provenire da questa valle. Oggi ho commesso un errore che minaccia di causarne altri. Ho trascorso del tempo da solo con Alia, cosa che avevo evitato finora. Mi ricorda la mia amata Sofia, che credevo di aver dimenticato da tempo, e mi si è aperto il cuore come una ferita. Mi offusca la mente anche quando non c'è. Sembra un ragazzino euforico, e quei giorni sono ormai molto lontani da me. Devo seppellire queste vecchie emozioni e stare lontano dal mio popolo per un po'. Sarà un problema. Quello è l'ultimo dei cilindri che ho preso dalla prigione sovietica qualche estate fa. Dovrai tornare a lavorare con martello e scalpello. Deve esserci un incontro. I sovietici hanno fatto. Abbiamo cavalcato per 2 giorni interi. Non c'è più combustibile. Ma non preoccuparti, ti piacerà lo scalpello. Resta lì a secco. Salve. Ila. Come procede il taglio? Sono delle parti arrugginite. Avremmo dovuto tenere. Lo scorso abbiamo durante le inondazioni. Yeah.
Sofia non sia stata molto accogliente. Lo capisco. Sono felice che tu abbia messo una buona parola per me. Per decenni il mio popolo ha combattuto contro gli stranieri. È un'abitudine dura da dimenticare. Vedi se hanno bisogno di aiuto per i preparativi. Un po' di duro lavoro ti servirà per guadagnare la loro fiducia. Vedrò cosa posso fare. La Trinità sarà qui tra poco. Ragazzi, non volevate imparare l'alfabeto perché dicevate che non aveva niente a che fare con la caccia, ma ecco la vostra prima lezione. Tutto è collegato e io ho sempre ragione. Ecco il primo compito per gli studenti intelligenti che mi hanno dato retta e hanno imparato a leggere. Trovate, cacciate e riportatemi la pelle di una delle piccole creature della valle. Le lepri si possono trovare ovunque, di giorno o di notte. Quelle piccole marroni nella nostra valle e quelle bianche della neve in cima alle montagne. Gli scoiattoli stanno sugli alberi e la pioggia li fa andare nelle tane. E se volete cercare i topi, guardate nelle rovine ovunque ci sia morte. Per favore, non portatemi un topo. Thank you.
Potresti darci una mano con questi aggeggi volanti? Cosa posso fare? Gli invasori hanno messo in campo una nuova diavoleria. Sono piccoli elicotteri teleguidati. Pare si chiamino droni. Non attaccano, ma dentro hanno una specie di videocamera. Stanno mappando la valle. E così perderemo ogni vantaggio su di loro. Ne ho abbattuto qualcuno, ma non basta. Tu però con quelle armi dovresti avere più fortuna. Ci aiuterai? Dovrei riuscire ad abbatterne qualcuno. Più ne abbatti meglio. Quando hai finito il turno ti dai. Me ne sto occupando. Li abbatterò. Il giorno tanto temuto è arrivato. Ormai nessuno lo può negare. Gli elicotteri che abbiamo visto al tramonto rappresentano una nuova incursione nelle nostre terre. Siamo cresciuti nel mito della battaglia dei nostri genitori. E ora anche la nostra sta per iniziare. Ma il sacro dovere deve essere fatto. Dobbiamo proteggere la sorgente della grazia di Dio sulla terra.
Ecco la lezione di oggi. Portatemi una creatura con le piume. Gli uccelli della nostra valle volano soprattutto di giorno e si annidano di notte. Avete visto gabbiani e altri uccelli simili lontano? Questi uccelli andrebbero bene per la lezione di oggi, ma sareste poco ambiziosi. Gli studenti intelligenti che vogliono fare una buona impressione devono andare ad altitudini più elevate tra l'alba e il tramonto. Mi piacerebbe molto ricevere un rapace. E prima che me lo chiediate, le galline intorno ai nostri villaggi sono venute qui con i nostri antenati. Per completare il compito non basterà portarmi un volatile dell'aia di vostra madre. Hai abbattuto il resto di... Quello era l'ultimo. Ce l'hai fatta. Forse ne manderanno altri, ma almeno gli abbiamo reso la vita difficile. Bastardi. Ti siamo grati per l'aiuto. Serviranno da esca. I vecchi e i bambini saranno al sicuro nelle catacombe dell'acropoli. Li raggiungerò appena qui sarà tutto a posto. Dicevi che saranno armati fino ai denti. Come pare? Non sarà una battaglia in campo aperto. Tenteranno di annientarci al primo assalto. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo sfiancarli lentamente, usando la testa. La nostra vittoria oggi sarà sopravvivere. Raccogliete le munizioni possibili e nascondetele nelle grotte e tra le rovine. Quando avrete finito, presentatevi al villaggio in alto. Tutto chiaro? Sì! Chiaro! Bene. L'arrivo della Trinità, la sofferenza dei nativi. È tutta colpa mia. Sono stata io a portarli qui. Cielo, va sempre a finire così. Le mie azioni finiscono sempre per far soffrire qualcuno. No, smettila, Lara. Devi smetterla di pensare cose del genere. Se continui così, finirai per impazzire.
La Trinità avrebbe trovato comunque questo posto prima o poi. Ma ora ho la possibilità di fermarli. Devo trovare la sorgente divina prima che lo facciano loro. Solo così potrà essere usata per il bene dell'umanità e non per causare dolore e sofferenza. Ma per farlo devo rimanere concentrata. Lo devo a chi non c'è più e a chi ho perso lungo il cammino. Non posso arrendermi. Lara, mi servirebbe il tuo aiuto. La nostra gente è sparsa per tutta la valle. Se accendessi la torre di segnalazione, tutti saprebbero che c'è un pericolo imminente. Conta su di me. Quando vedranno il fuoco, sapranno cosa fare. Thank you.
Grazie, Lara. I nostri sono stati avvertiti, così potranno mettersi in salvo. Vieni al villaggio in alto, sto raccogliendo gli uomini lì. Va bene. Jacob. I seguaci del profeta fuggirono, ma vennero attaccati in Siria. Moneta di ferro con un lato modellato per fare una specie di tenaglia. Poteva servire per rimuovere i chiodi. Vengono verso di voi! Raggiungimi il più in fretta possibile! Dietro le barricate! Forza! Forza! Occhio! Al riparo! Indietro! Restate uniti! Il fuoco, vi uccideremo tutti. Avete 30 secondi. Dov'è la sorgente divina? Parla! Basta! Non versate altro sangue! Dove si trova? Fermo! Aspetta! C'è una mappa. L'Atlante vi dirà la strada. Ok, parlami di questo Atlante. Ehi! Oh!
vuole ben altro! A questo punto in cenere! Ce ne andiamo, raggrupparsi al punto di atterraggio. I nativi ci hanno annientati. La Croft è con loro. Ci sono molte vittime, uomini morti o dispersi. Avremmo dovuto ucciderla. I tuoi sforzi non hanno portato a nulla. Forse lei riuscirà dove tu stai fallendo. Io non fallirò. Interverrà la Trinità. E sai che significa? Mi sacrificheranno. A loro non interessa che sopravviva. Ho bisogno del potere della sorgente. E lo avrai. Promesso. Non perdere la fede. È la volontà di Dio. Il nostro successo è inevitabile. Ti prego, devi trovarla. Non mi rimane molto tempo. Sono arrivato fino a qui. Ho sopportato così tanto. Questi ultimi ostacoli che mi hai messo davanti. I peccati che mi hai costretto a commettere devono avere un senso. Mostrami la via. Dammi la forza di continuare per lei, per te, per la Trinità. Ti prego. Oh, mostrami la via. Allora che sangue sia. Resisti. Mi dispiace. Il tuo popolo non si merita questo. Abbiamo scelto questo cammino. Il nostro dovere non è mai stato facile. So cosa vuol dire perdere dei compagni. La Trinità non si fermerà, vero? Ne dubito. Hanno molte risorse. E l'Atlante? È un'antica mappa della città vecchia. Ma la Trinità non lo troverà alla torre. Molti di noi vivono in quelle rovine. Non sono pronti per quello che succederà. Posso aiutarli, Jacob? Lo faresti per noi? O per quello che cerchi? In questo momento non c'è differenza. Tornerò con i rinforzi. Prima controllo i feriti. Sì. Servono delle cose. Non siamo messi bene, Jacob. L'attacco ci ha decimato e non abbiamo nessuno da mandare all'acropoli. Succedono. Mi occuperò dei feriti. Dobbiamo portarli in un luogo sicuro. Vi serve qualcosa? Sopravviveremo. Ah.
Sembra che abbiate tutto sotto controllo qui. Ti ho visto combattere. Come state? C'è... Non posso salvarvi. Mi dispiace. La ferita è troppo... Cosa stai dicendo? Territori più lontani sono ancora in fiamme. Prima dell'imbrunire tutte le nostre case saranno cenere. Il cuore della nostra città è perso, sepolto sotto una coltre di ghiaccio. Molti valorosi guerrieri del profeta sono morti per difenderci. Ma mi consola il fatto che anche gli invasori mongoli sono stati uccisi. E il profeta... Nessuno l'ha più visto dalla mattina dopo la fine dell'assedio. Abbiamo bisogno della sua saggezza, ora più che mai. Non abbiamo abbastanza cibo per sfamare i sopravvissuti. Alcuni credono che il peggio sia finito. Ma temo che non sia così. Non mai ora. No, non puoi! Ora è chiaro. Parla di qualcosa di nascosto. Vorrei tanto che vedessi il panorama dalla mia tenda, Lara. Lo scavo è bellissimo all'imbrunire, quando gli ultimi raggi di sole si spengono dopo un'intensa giornata di lavoro. Poi, a uno, si accendono i fuochi e il profumo della carne arrostita si diffonde per tutto l'accampamento. Mi hanno detto che sono porcellini d'India. Ho rifiutato. Roth ne ha mangiati due. Magari la prossima volta ti porto con me. Com'è andato l'esame di storia? Erano i miei ricordi più felici, papà. Le giornate trascorse agli scavi con te. In particolare quando mi hai assegnato la mia piccola zona da scavare. Mi piaceva. Mi sentivo parte di qualcosa di importante. Ah, a proposito...